Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Eccomi che ci troviamo qui di fronte a Tristan Taylor. Ok ragazzi, scusate ma ho salito le scale, allora sono un po' faticato. Niente, iniziamo subito il duello contro... anzi, no. Adesso vi farò vedere un momentino velocemente il deck e da aggiungere le nuove carte che ho sbloccato ultimamente con Pegasus. Allora, eccoci qua che ci troviamo nella mia cassa dove ho preso le ultime carte nuove. Allora, una volta per turno durante la tua... allora questo cos'è? Vediamo se... che non mi interessa, a me mi interessava questo qua, Cyberpia, scusate. Ok, poi che c'è qua? Secondo la mossa scuola del loro... no, aspetta, secondo la... allora, se controllo un mostro scoperto di livello 1, aggiungi un mostro di livello 1 nel tuo deck, della tua mano, durante l'impasto di questo turno subisci 2000... no, niente. Questa cos'è? Quanto questa carta viene vada specialmente dall'effetto di un mostro evoltile? Carta verde? No, ok. Ok, aggiungiamo, che va bene. Il mostro di 6 stelle, giusto? Sì, ok. Basta solo un sacrificio. E questa qua, va benissimo. Ok, niente più. Questa mi sa che la... no. Ah sì, aspetta un po'. Questo mostro può dare i secondi effetti finché ci sono più mostri, secondo tributo. Con... ok, metterò anche questa qua. Questo non mi serve, non mi serve, mondo animato. Questo cos'è? Ah, questo è bestia cristallo. Ok, non ci interessa. C'è un mostro che quando lo distrugge potrebbe... ok, questo è interessante, mi potrà servire. Ok, questo non mi serve. Ok, niente. Adesso vediamo cosa togliere nel mio deck. Ordina. Attacco. Ok, possiamo togliere il... no, possiamo togliere questo qua. Questo qua. Poi secondo me serve l'attacco, non mi serve. Ho 47 carte nel deck, un po' troppo. Allora vediamo quello là che non mi serve assolutamente, lo togliamo. Sto messo. Quando un mostro che forse mi potrà servire. Ah, tantissime belle carte, adesso che è difficile da... ah no, questo non mi serve, che è difficile da utilizzare. Questo qua lo possiamo togliere perché... ma lasciamo stare. Questo qua potrà servire. Niente, togliamo... allora possiamo togliere di questa. Il gattino. Ok, per adesso lascio così. Ok, usciamo, salviamo, sì. Ok, iniziamo. Sì, ok. Sì. Ah. Ah, ci sono tantissimi incontri. Ok, iniziamo subito la battaglia contro Tristan Taylor. Ma che sa come sarà il suo deck? L'avevo visto una volta nei cartoni animati di Yu-Gi-Oh! Anzi, era sempre il critico o l'aiutante di tutti, lui non duellava mai. Sarà scarsino. Beh, come si dice, non sottovalutate mai l'avversario. Bene, vediamo. Che duello abbia inizio. Allora, mettiamo subito questa. Poi mettiamoci un mostro che controlla e distrugge.
che questo potrà servire. Ma di attacco o di difesa? Ah, di attacco, ok. Facciamo così. Ok, via. Iniziamo. Fammi respirare. Allora, scopriamo questa carta. Ok. Ah, se non l'attivo mi rompe sempre. Ok, attiviamo subito. Ok, guadagno 1200 life points. Grazie. Ok, cosa c'è qua? Attiva solo quando ti dice di chiedere un attacco di mosso. Ok. Ok, allora prenderò semina campo. C'ho quello mostro lì, c'ho quello, ok. Allora prenderò prima questo, poi questo. Cos'è questo? Quando mostro di mosso di chiedere un attacco. Questo, questo e questo. Ok. Allora, attacchiamo subito la carta coperta. Ok, via. Ai ai, ci pareva. Metterla in posizione di difesa. Ok. Oh, subito la fusione. Cos'è quella carta? Un mostro di... ah, 2200 difesa, niente male. Metteremo questo in difesa. Per adesso mi fermo qua. Prossimo turno evocherò Belial, Marchese dell'oscurità. Forse. Ok. È il momento di evocarlo. Ok, gli diamo altri 500 punti d'attacco. Ok. Ah no, attacchiamo subito il mostro attaccante. Così tiriamo via 2100 life points. Ok, questo è fatto. Ti pareva. Okay. Portiamo con sé. Mamma mia. Ok, mettiamo questo qui, non ci sei, mettiamo questa carta. Via dei moroni. Allora, okay. Questa carta trappa, quando un mostro avversario dichiara un attacco, subisce danno pari all'attacco del mostro attaccante. Se lo fai, bandisci quel mostro. Run the land pass del prossimo turno avrai l'avversario. Ok. Allora, mi sta mettendo in difficoltà Tristan. Non riesco ancora a 2000 di difesa, mamma mia. Ok, non si sa mai. Non si difende bene. Se non scalzi il mostro, ma almeno non difende i suoi punti di vita. Niente.
Mamma mia. Ok, dai. Cosa devo attivare qua? Attivo questo. Ma tre mostri? Un mostro di 100 punti di attacco? Ah, che effetto avrà? L'effetto numero 96 ne... Quando... Non ho capito niente, comunque è davvero così. Ma è bello che non posso neanche attaccare, visto che quel mostro in difesa ha sempre 2000 punti di difesa. Allora, una volta per battaglia durante il turno di qualsiasi giocatore, quando viene dichiarato un attacco che coinvolge questa carta, un mostro dell'avversario può staccare un materiale di mezzo attacco del mostro dell'avversario, e se lo fa questa carta può dare lo stesso punto. Boh, questa è una carta. Oh, lasciamo così com'è. Ok, si è messo già in difesa. No. Ma non mi escono le carte, mostro. Ok, attiviamo subito questa carta. Ah, sto duello sta diventando un po' troppo lungo. Allora, comunque ragazzi, io cerco di fare il duello, cioè il video più o meno su 10 minuti, non tanto, perché sennò diventa troppo noioso sia per me sia per voi. Spero di non annoiarvi. Se mi volete dare qualche consiglio nella battaglia, oppure non so, datemi dei consigli su cosa devo mettere delle carte, da aggiungere deck, da togliere deck, fate pure. Adesso non è che ho tantissime carte da inserire nel deck, ma più in là, se voi avete una strategia, se mi volete dare qualche consiglio, ben venga, accetto volentieri tutti i consigli che mi date. Ma dai, 3 ore per... Ah, l'unica cosa che mi dà fastidio è quando mi chiede sempre la stessa cosa. Guarda, finalmente. Allora, ok, cosa c'è? No, grazie, fammi attaccare prima, fammi attaccare. Allora, no. Oddio, ok, attacchiamo questo. Ok, fuori dai piedi. Ah, guarda, questa carta mi sta dando fastidio. Ok, 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 va bene. Ecco, per quello non vorrei mettere certe carte nel mio deck. Infatti adesso questa carta qui la tolgo subito. Allora,
evochiamo subito il nostro grande amico numero 44. Ecco a noi Pegaso del cielo. Ok, attiviamo subito l'effetto del lag. No, ecco, mi ha fatto sbagliare. Allora, passa in posizione attacco, metti, ecco. Ok, vediamo se l'ho proprio. Ok, ti pareva. Ti chiamo subito. Che il prossimo turno sicuramente vincerò la battaglia. Forse. Dico sempre forse perché sai, non si sa mai nella vita. È arrivato l'ora. Ah, non posso sacrificare una carta già. Allora, passo in posizione d'attacco. Attivo l'effetto di questa bellissima carta. Ok, distruggiti. Allora, fuori uno. Fuori due. Troppe carte. Ma siamo al 33° turno e non ancora niente. Allora, cerchiamo di sbloccare questa situazione. Ok. Fuori due. Ah, questo è spettacolo, vai, attaccato, attaccato, no, sembra di centro. Allora via, posso capire che difendete e che ci sia un Exodia proibito, ma continuare così non so cosa serve. Mi fa solo perdere del tempo. Ah, ma guarda un po'. Ma voi avete capito cosa ha fatto? Mi ha messo... Guarda, sono rimasto a bocca aperta. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo da lui. Ok, finalmente è finita. Vediamo almeno che carta abbiamo sbloccato. Ah bene, abbiamo sbloccato due volte. Tristan Taylor, ricetta deck comandante, ok. Non mi interessa questo qua, non lo so, poi vedremo più avanti. È un po' scarsino su. Ma questo è bello. Prisma eroe elementale. Ma tutto dove li va? Ok, grazie Tristan. Certo, salviamo. Benissimo, niente ragazzi, abbiamo sbloccato Mokuba Kaiba, il fratellino di Seto Kaiba sarebbe, come voi tutti sapete ormai. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato del vostro gradimento. Mi raccomando, mettete sempre un bel mi piace e lasciatemi dei commenti qui in basso per pensare cosa avete, cosa ne pensate del duello, che il duello contro il Tristan Taylor. E niente, ci vediamo al prossimo video. Grazie di tutto e un abbraccio forte da vostro Spider-Rock. Ciao ragazzi.